che vi propongo oggi è un trucco di base dal quale partire, soprattutto se vi state avvicinando al make-up e non siete abituate a truccarvi o a vedervi truccate, volete qualcosa di molto molto semplice da realizzare. Vi insegnerò a valorizzarvi e creare un trucco veloce per la mattina, quindi quando avete poco tempo. Addirittura per realizzare questo trucco occhi non ho utilizzato neanche la matita. In questo video introdurrò i pennelli, quindi vi farò vedere come fare una prima sfumatura, ma utilizzerò anche l'iter, quindi è il trucco proprio di base. Prendiamo un fazzoletto, una velina e la posizioniamo in questo modo, in modo da congiungere l'angolo esterno dell'occhio con la fine del sopracciglio. Andiamo dentro la piega, sentite la piega della palpebra. Vi ricordo che ho fatto un video su come trovare la piega della palpebra. E poi saliamo. Non togliamo il fazzoletto. Perché vi faccio tenere il fazzoletto? Perché il rischio è sempre quello di andare troppo giù con il colore. E se avete l'occhio che scende, il problema è che rischiate di accentuare la forma discendente della palpebra, dell'occhio, così no. E soprattutto in questo modo riuscirete ad applicare il colore, perché spesso vi faccio vedere che applico l'ombretto tendendo la palpebra, che è la cosa migliore. Però capisco che se ci sono tante pieghine, e questo vi può creare delle difficoltà. In questo modo bypassiamo tutto e andiamo ad applicare il colore. Come fare per sfumarlo bene? Prendete un pennello pulito e andate a sfumare solo la parte alta, quindi andiamo a sfumare il colore. Riprendiamo il nostro colore e a questo punto alziamo la palpebra e lo applichiamo, sempre tenendo la velina, nell'angolo esterno dell'occhio. Quindi questo è il momento di tirare la palpebra. Quindi andiamo ad intensificare l'angolo esterno dell'occhio e sfumiamo. Come potete vedere abbiamo creato una sfumatura. Creata la sfumatura, togliamo il fazzoletto. Col pennello sporco, senza usare altro colore, andate semplicemente a sfumare questa zona. Ma per non avere, diciamo, la linea netta, vedete già, abbiamo l'ombra. Non siete sicure di aver sfumato bene? Pennello pulito e andate a pulire la zona sotto l'arcata sopraccigliare. Prendo lo stesso colore che ho usato sopra con un pennellino più piccolo. Insisto nell'angolo esterno dell'occhio, dove il colore deve essere sempre più scuro e man mano diventare più chiaro, e creo semplicemente un'ombra. Il secondo colore da scegliere è un colore, questo è un colore panna, deve essere un colore più chiaro, almeno di un tono, del vostro colore d'incarnato, perché deve risultare quindi un colore panna, un colore carne più chiaro, perché deve dare subito luminosità allo sguardo. Pensate di riuscire a semplificarvi le cose, lo applicate col dito, andiamo a depositare il colore premendo sulla palpebra e poi per sfumarlo lo picchiettiamo, magari vi pulite anche il dito. E arrivo fino all'angolo interno dell'occhio. Se no, pennello, la stessa cosa. Andiamo a lavorarlo, ad applicarlo. Ovviamente col pennello va un pochino meglio. Con il vecchio pennello sfumiamo i bordi. Avete ombreggiato il vostro occhio. Avete dato luminosità al vostro sguardo subito. Naturalmente potete scegliere anche altri colori, ma se vogliamo creare un trucco naturale dobbiamo sempre utilizzare dei colori
naturali. Alla fine ricontrollate il vostro trucco. Se vi sembra che il vostro trucco abbia bisogno di un po' più di intensità, potete semplicemente col pennello andare a scurire picchiettando il prodotto nell'angolo esterno. Oggi non ho l'occhio incappucciato, ragazze. Non so se l'avete notato, ma c'è un motivo, ragazze, perché non ho l'occhio incappucciato. Perché adesso, siccome sto seguendo un corso sulla skincare, sì, sto imparando ad applicare i prodotti, a massaggiare tutte le parti del viso, quindi sto imparando veramente tante cose. E devo dire che sta funzionando, perché vedo che la mia palpebra è sicuramente più tesa del solito. L'ultimo prodotto naturalmente è sempre il mascara, ma oggi il mascara lo voglio applicare in una maniera un po' diversa dal solito, così faccio qualcosa di diverso, vi faccio vedere qualcosa di diverso. Quindi tiriamo un attimo la palpebra leggermente, andiamo all'attaccatura delle ciglia ad applicare il mascara e poi lo lavoriamo lasciando la palpebra verso l'alto. Ma perché vi faccio fare questa cosa oggi? Perché non ho usato la matita e voglio intensificare, guardate, ci sono anche riuscita, l'attaccatura delle ciglia. Qua è un po' più difficile, le esterne sono sempre quelle più complesse. E c'è un pelucco, due pelucchi, uno qui, uno qui. Aiuto, un pelucchino. Oggi non ho applicato la matita, ma ho voluto comunque sottolineare l'attaccatura delle ciglia. L'ho fatto con il mascara. Ricordatevi che il mascara è un prodotto nato per essere applicato vicino all'occhio. E la matita può essere anche applicata in altre parti dell'occhio, il mascara solo sulle ciglia. Quindi il mascara deve avere certe caratteristiche. Mascara sotto praticamente niente, perché non mi piace proprio lasciare le ciglia senza niente. Proprio ho sporcato appena le ciglia. Se volete qualcosa di più elaborato, andate a vedere gli altri video sul canale, perché ho fatto anche dei trucchi poi di tutti i colori, dall'arancio al rosso al blu al verde, li potete sbizzarrire, però questo è un trucco di base. Se avete gli occhi cappucciati, andate a vedere, questo va bene anche per chi ha gli occhi cappucciati, gli occhi gonfi, ma andate a vedere anche i video specifici sull'argomento. Io vi saluto, vi mando un bacione e vi aspetto mercoledì, no, io vi saluto, vi mando un bacione e vi aspetto sabato ore 15 con un nuovo video. Buon make up a tutti.